molto lieti, molto felici di ospitare questa conferenza stampa. E l'unica cosa che voglio dire nel merito è che siamo anche molto lieti e molto felici di fare la nostra piccola parte per rafforzare questo crowdfunding, perché l'ambizione espressa fin dal titolo di Taking Care di Tama Associati, di Massimo Lepore e Raul Pantaleo, secondo me subito presentato a Venezia, è una bellissima ambizione con la quale cerchiamo di allinearci culturalmente e istituzionalmente. È una piattaforma di crowdfunding civico, è particolare perché ha un'ambizione di un importo importante, ha alle spalle un progetto molto significativo e con un impatto sociale molto forte, con una valenza in termini di bene comune che ha bisogno di tempi e di risorse particolari, non si risolve nella raccolta di una piccola cifra per un'iniziativa anche imprenditoriale o sociale contenuta, per cui ha bisogno di particolari attenzioni. Abbiamo costruito lo strumento, la piattaforma del crowdfunding civico, questa è la prima realtà che si sperimenta su questa, in virtù di questo progetto abbiamo costruito il prodotto e adesso abbiamo il compito di dare il contributo per quello che possiamo alla riuscita di questo progetto. È importante la cifra perché 360.000 euro non sono pochi, non sono tanti, ma è importante raggiungerla, ma il bene comune, cioè il taking care e la condivisione di questo percorso è già di per sé un bene comune. Una volta che questi dispositivi saranno realizzati, e siamo convinti che questo sarà così, noi il prossimo anno punteremo su questi progetti culturali, sui progetti per lo sport, quindi veramente vi ringraziamo per la vostra collaborazione. Abbiamo voluto fare un lavoro di monitoraggio sul quale potevano essere delle buone pratiche, delle azioni che già l'architettura stava attuando in questo contesto. Per cui la parte di mostra legata agli incontrare in qualche modo deriva direttamente dal ragionamento fatto nel gruppo di lavoro del pensare il bene comune. A nostro avviso il progetto migliore che si poteva fare era coinvolgere coloro che quotidianamente lavorano sui temi della marginalità, sulle zone di a rischio anche che sono legate alle periferie. Per cui abbiamo pensato di coinvolgere 5 grandi associazioni legate a 5 tematiche che noi abbiamo individuato come le tematiche portanti: legalità, cultura, salute, qualità dell'ambiente, qualità dell'attività sociale, anche legata al tema dello sport, del gioco, e di metterle a confronto con 5 giovani progettisti per far capire anche come il progetto di architettura possa fare la differenza anche lavorando in contesti di ristrettezze economiche e di limitazioni di progettualità. Lavorare nelle periferie, in queste periferie umane, per noi significa agevolare, garantire e praticare il diritto alla cura a favore di chiunque ne abbia bisogno. Per noi è una grande opportunità perché noi l'abbiamo fatto da decenni con delle campagne, appunto, che girano anche le città, girano le strade, non l'abbiamo mai fatto concentrandoci negli spazi, quindi uscendo in quegli spazi e portando un laboratorio mobile che permette di analizzare lo stato dell'inquinamento dell'aria, dell'elettromagnetismo, dell'inquinamento delle acque che ci sono, ma di guardare anche agli edifici, di guardare allo spazio pubblico. Ecco, noi piace definire i beni confiscati come beni relazionali. Ci piace definire i beni confiscati anche beni comuni, così come bene comune è la memoria delle vittime innocenti delle mafie. Da tempo la WISP si pone il tema di come un'associazione dello sport di cittadinanza, di uno sport sociale, possa agire all'interno dell'organizzazione delle società complesse, no? E quindi di come dire, lo stesso abitare, l'impiantistica sportiva banalmente non debba essere più solo ed esclusivamente quella tradizionale, ma debba essere considerata soprattutto partendo dagli spazi urbani e da come quegli spazi si abitano per poter praticare attività sportiva, attività motoria. Quindi un abitare non solo fisico, ma anche un abitare sociale e culturale. E cosa faremo noi con questo dispositivo? Staremo almeno, diciamo, in una fase, in una prima fase stanziale con il nostro dispositivo presso il Parco Doria a Torino, e lo metteremo comunque a disposizione anche di altre periferie nell'arco
del primo biennio, ma saremo soprattutto lì attraverso animazione sportiva, giocolerie. Metteremo anche a disposizione, utilizzando il dispositivo e le strutture, evidentemente anche i pali della luce, per poter tirare delle reti, per fare streetball, per fare pallavolo diciamo urbana. Costruiremo quindi mediazione sociale, convivenza civile e cittadinanza attiva. Il lavoro che noi facciamo nelle periferie attraverso l'arte e l'architettura, e non solo, cioè sono tre linee di settore assolutamente convergenti, in alcune casi comunque sinergiche. Mi sembra anche chiaro che questi dispositivi costituiranno proprio un'inversione di tendenza, cioè sarà la centralità che si sposta verso la periferia. Tutte le associazioni, tutte, dall'Associazione Italiana Biblioteche, Emergenze, Legamenti, Libera, WISP, e tutte le associazioni che sono là fuori sul territorio e aiutano a erogare servizi, legalità, cittadinanza, cultura, bellezza, oggi il loro lavoro sfugge alla misurazione della ricchezza civile.